Benvenuto o benvenuta su Respira Mondo. In questo video voglio raccontarti tutte quelle piccole cose che ho notato con piacere o con sorpresa, a cui ancora faccio fatica ad abituarmi, perché magari sono cose strane, sono cose inusuali, differenti dalla cultura italiana. E quindi partiamo magari da quelle un pochettino più divertenti, tipo il fatto che io lavorando in un caffè che fa anche fish and chips, la mattina per colazione mi capita, ve lo giuro, di servire dalle 7 del mattino fish and chips, quindi pesce per colazione, i gamberetti che si mettono lì a sbucciarseli, a mangiarseli alle 7 del mattino, e il tutto rigorosamente accompagnato, colazione, pranzo e cena, da cappuccino, flat white. Cioè, raga, e una volta me l'hanno anche chiesto: ma è vero che in Italia il cappuccino lo bevete solo a colazione? Ebbene sì! Massimo posso concederlo merenda, ma non col fish and chips, cioè è una roba inconcepibile. E vanno matti per fish and chips, vanno matti appunto per i gamberetti, ostriche fatte in modo strano, un sacco di roba crumbed. Quindi impanata e fritta, sandwich con dentro il granchio, appunto i gamberetti. E loro, cioè, non c'è differenza tra colazione, pranzo, merenda, cena, no, non ci sono orari. È una roba che a cui faccio veramente fatica ad abituarmi. E vanno matti. Cioè, noi abbiamo il caffè, il cappuccino, il caffè macchiato, il latte macchiato. Loro hanno il cappuccino, che poi lo dividi in large, medium, small, poi devi scegliere il tipo di latte perché loro hanno sempre la scelta, quindi tipo latte di mandorla, full cream, il skim è quello tipo scremato, quello senza lattosio, quello d'avena, quello di soia, cioè veramente c'è tutta la scelta. Poi hanno forte a metà, oppure tre quarti, extra shot, extra hot perché a volte lo vogliono caldo, quanto zucchero perché la maggior parte delle volte se vogliono lo zucchero glielo metti tu. Poi c'è il latte che è quello con pochissima schiumetta, c'è il flat white che è un po' di più, c'è il cappuccino che ha più schiuma e anche il cacao. Poi hanno mille robe tipo milkshake, frappè, thick shake e altri mille nomi che non mi ricordo. Ogni volta ho lì la ricetta, quanto ghiaccio, quanto gelato, quanto sciroppo, quanto caffè, e ci va la panna, non ci va la panna. Cioè, veramente hanno un botto di roba strana dove la differenza magari è la quantità di ghiaccio, la quantità di latte. Un'assurdità. E una cosa invece bellissima, secondo me, è che è la normalità, e veramente tutti, ad ogni età, uomini, donne, indifferentemente, c'è tantissima gente che viene, si siede e mangia da soli. È una cosa proprio normalissima. Ma vedi, vabbè, i ragazzi giustamente, la gente che lavora è già più normale anche in Italia, ma magari vedi una signora di 70-75 anni che viene, si ordina il suo pranzo con la sua bibita, ma proprio, cioè, robe, e si gode questa mangiata di pesce che è una meraviglia. E questa cosa mi piace un sacco. Poi vabbè, la cosa bella del mio posto di lavoro è che ho un sacco di clienti abituali, fissi. Però davvero è la normalità, non è strano andare fuori a mangiare da solo, andare a mangiare pesce da solo, cioè è normale. Questa cosa mi piace tantissimo. Rimanendo sul tema lavoro, il tema capi. Ho detto più volte che sono molto carini e gentili, che dal primo momento sono stati molto imparerai, non ti preoccupare, non andare in ansia, di ai clienti che stai imparando, quindi mai pressione. Ma la cosa bellissima è che non ho mai avuto la sensazione di dire sono quella nuova, sono l'ultima arrivata, siamo tutti veramente alla pari, che siano i miei capi, che siano le mie colleghe che sono qui da 7 anni, che sia io che sono arrivata l'altro ieri, vabbè, un mese fa. C'è da lavare il piatto, c'è da vendere il pesce, c'è da sporcarsi le mani, c'è da pulire tavoli, qualsiasi cosa chi c'è in quel momento lo fa. Cioè, io quando lavoravo in Italia in pizzeria non ho mai visto il mio capo lavare un piatto, ma non esisteva proprio. Lui è il capo, lui gestisce appunto
Qua non c'è differenza e questa cosa io l'apprezzo tantissimo. Anche quando viene commesso un errore, non c'è sicuramente se è stata tu perché sei nuova o perché non capisci la lingua o no. E anche quando magari il cliente ti chiede: "Ma io come ho fatto a spendere così tanto per questo?" Avrai sicuramente sbagliato i conti. Non, loro mai mi hanno sempre difeso. Poi guardando, ovviamente avevo ragione perché i prezzi sono alti. Però non c'hai proprio quell'ansia e siamo veramente tutti uguali. Questa cosa è bellissima. Vedere il mio capo che lava i piatti, come lo faccio io, pulisce il tavolo, consegna, cioè non lo so, io l'apprezzo tantissimo questa cosa. E raga, vi giuro, il primo giorno che io sono arrivata lì, loro non mi conoscevano minimamente, mi hanno spiegato tutto e mi hanno fatto vedere anche dove prendere i soldi al mattino, dove rimetterli, cioè dove tengono tutto l'incasso della giornata. A me questa roba mi ha lasciato, cioè, quanta fiducia. A parte che qua veramente lasciano tutto aperto, sei nello shop a vendere il pesce, magari il cliente prende il pesce dall'altro banco. Scusa, quant'è il prezzo al chilo che ti faccio il conto? Non c'è la paura di dire, ecco, mi dice il prezzo di fianco che è più basso, che non li sappiamo, almeno io non ne so sicuro. Si ha molta fiducia negli altri, questa cosa è bellissima. E poi sono tenerissimi, c'è cioè anche tra loro, anche quando magari mi vengono a prendere in macchina e mi viene a prendere uno di loro, l'altro a casa e magari sono in chiamata col viva voce, cioè sono molto teneri e si dicono ti amo alla fine della chiamata. Poi, vabbè, io ho i due proprietari che avranno boh, non lo so, 60-70 anni, poi ci sono i figli sulla quarantina, credo, che gestiscono, no? E io chiamo più che altro loro i miei capi perché sono quelli con cui ho più a che fare. C'è anche a pranzo, lui le cucina, le prepara la colazione. Non c'è questa paura di dimostrare i sentimenti perché siamo sul lavoro, dobbiamo essere professionali. Anzi, lui il primo giorno mi ha detto: "Guarda, questa è mia moglie, questa è sua mamma, questo è mio suocero, siamo una famiglia, quindi se ci vedi lì, se..." Cioè, io non lo so, ma amo questo spirito. Cambiando argomento op shop. Io ho fatto vedere più volte quando ero a Genda, ho comprato i pile, qui ho comprato due vestitini. Quando ho iniziato a lavorare in questo nuovo posto, avevo bisogno appunto di cose nere e di un paio di scarpe comode, perché io sono partita con le Birkenstock, che ovviamente non posso lavorare con le ciabatte, e con un paio di Vans, che starci tutto il giorno in piedi non è proprio il top, diciamocelo. E qua è veramente normale andare in un op shop, quindi in un negozio dell'usato. Non è una cosa strana, non è vista male. E giuro, anch'io, se penso alla vecchia me, l'idea di comprare un paio di scarpe usate è una roba che, oh mio Dio, non mi vergogno a dirlo, l'ho fatto, ho speso 20 dollari. 20 dollari da usare per il lavoro, per un paio di scarpe che in negozio ne costano 170, e so che quando lascerò questo lavoro, quando me ne andrò da qui con le scarpe o le butto, le riporto all'op shop. Non, cioè, perché devo spendere 150 dollari per una cosa che uso per lavorare, che userò 3 mesi e ciao, e poi comunque in valigia non mi ci sta. E poi qui veramente è una cosa normalissima, cioè tanti backpackers comprano all'op shop, quando devono partire ridanno via. Magari devi prendere un volo, sei partita con troppe cose dal tuo paese, qua le lasci lì, sono tante donazioni. Ma anche il fatto che trovi divani, arredamento, cose che la gente non usa più, te le mettono fuori dal cancello di casa e tu sei libera di prendertelo e portartela a casa. Io ho sentito tantissima gente che ha arredato i van o le case semplicemente raccimolando cose per strada. Non lo so, ma è bellissima questa roba. Mi dà tanto il senso di condivisione, zero spreco, capacità di riciclare, di riutilizzare. Ed è come se un po' di energia delle persone si condividesse, cioè, non lo so, però ho superato tanto questa cosa dello schifo. Cioè, se penso che io ero una persona molto schizzinosa, che anni fa, anche quando andavo in un hotel a 4 stelle, io alzavo le lenzuola per vedere se ci fosse un capello, io facevo la doccia solo con le ciabatte anche nell'hotel,
di lusso nel villaggio. Se penso veramente a quanto fossi schizzinosa il bicchiere e la posata, e adesso forse anche nell'ottica di voler viaggiare tanto, di voler andare in Asia, di voler provare la cultura, quindi magari entrare in contatto con le persone dei posti, il fatto di essere partita prima dagli ostelli, poi essere arrivata in caravan park, cioè è tutto molto più sciallo, molto più easy, non ho schifo di... cioè sono anticorpi, non sono mai morta, non... chi se ne frega, sono un paio di scarpe, sono usate, sì, ho le calze, non muore nessuno, cioè molta più leggerezza, molta più zero paranoia, zero ansia, zero schifo, cioè non lo so. Così, quindi op shop qua sono veramente un must, è una cosa normale, trovi qualsiasi cosa. Ma noi anche il seccapelo quando eravamo andate a Fraser Island l'abbiamo preso l'op shop, trovi veramente di tutto. Tu qualsiasi cosa hai bisogno dici ok, vado là. Avevo bisogno della bici, non sono andata all'op shop, ho cercato su Marketplace, l'ho trovata a 100 metri da casa per 50 dollari. Cioè, cavolo, non so come dire, qua c'è proprio il culto dell'usato, c'è tanta cultura in questo senso. Un'altra cosa che mi ha lasciato tipo what è stato quando ho lavorato al market o ad un evento all'interno di una scuola, c'erano i bambini tipo di 7, 8, 10 anni che venivano a ordinare la pizza e pagare con la carta di credito o direttamente sul telefono proprio cartacea, che è una cosa assurda, ma qua si paga tutto con la carta di credito, c'è cioè anche un dollaro, 2 dollari, 3 dollari la bibita, ma vederla in mano ai bambini mi ha lasciato un attimo così, quindi questa è una roba che mi ha un attimo lasciata così. E una cosa che ho amato tantissimo, vedere gente over 70 viaggiare in van, viaggiare così all'avventura, senza piani, il fatto che quella gente ti dica zero piani, goditi la vita, il lavoro serve per lavorare, zero stress, viaggia, fai, cioè non c'è quella paura dell'età, neanche nelle relazioni, perché ci sono veramente relazioni dove la donna è più grande di 7-8 anni, dove... È il mio mondo, no, scherzo. Però non c'è proprio quel limite, come non c'è il limite dell'ho fatto questo per tutta la mia vita, ho studiato questo, devo continuare così. Fino a ieri ho fatto il muratore, oggi faccio il cameriere, dopodomani vado a lavorare in miniera, poi tra 3 giorni torno e vado a lavorare al supermercato. Poi sì, ho studiato legge, ma magari voglio fare web designer, cioè ogni giorno ti puoi reinventare, più esperienze hai, più lo vedono come una ricchezza. E poi, sempre una differenza a livello culturale, qua ragazzi si mettono insieme, si fidanzano, ora non so se si sposano o meno, ma fanno figli molto molto presto. Cioè, tu incontri ragazzi di 22-23 anni, hanno 2-3 figli, coppie molto giovani che le vedi che fanno anche quasi fatica a tenere in braccio questi bambini. È assurdo, l'ho notato dal primo giorno e si sente tanto questa cosa in generale in tutta l'Australia. Infatti è difficile trovare una persona magari della mia età australiana. È una cosa che sto notando tanto al lavoro, perché adesso comunque sono in un paesino, in un posto di lavoro molto interculturale, nel senso che c'è una ragazza indiana, una ragazza cinese, tante asiatiche, filippine, cioè c'è veramente un bel miscuglio, c'è veramente un bel miscuglio, e mi rendo conto di come culturalmente in tanti paesi, cioè la ragazza indiana dice no, ma da me ci si sposa giovani, non ho neanche la possibilità di scegliere o decidere, e sono proprio stranite nel sapere che a 34 anni non sono single. Mi dicono, ma in Italia hai un marito? No. Ma in Italia hai dei figli? No, raga, single. E dovete vedere le facce quando dico, ma io non so neanche se li voglio figli, io adesso voglio viaggiare, e tipo rimangono sconvolti. Ma a parte questa cosa, soprattutto delle indiane, delle cinesi,
una cosa che ho notato tanto, loro hanno questa mentalità del che mi intristisce un pochino, non voglio giudicare, però mi fa riflettere molto del vabbè, ma non ti preoccupare, puoi trovare qua un ragazzo australiano, prendi la cittadinanza. No, io mio marito ha 30 anni più di me, è un bravo uomo, si prende cura di me, si preoccupa per me, ma non percepisco l'amore. Cioè, c'è questa cosa del ti aiuta a rimanere qui, ti aiuta ad avere stabilità, è un uomo maturo, si prende cura di me, sono qua stabile, ho la cittadinanza, sì, ma non vedo l'amore. Cioè, io senza amore posso stare da sola, posso non poter mettere più piede in Australia, ma ame. E quindi noto proprio queste due cose. Culturalmente gli australiani fanno figli presto, si sposano presto, eccetera, eccetera, e tanti stranieri vengono qua proprio con questo sogno di riuscire a rimanere qua in modo permanente. Tante culture hanno questa cosa del è normale che io trovi qualcuno che faccia una famiglia, che faccia dei figli, e l'amore è un valore che non è così forte in tante culture. Ecco, io non so né l'uno né l'altro, cioè, e sconvolgo tutti. Ma c'è proprio. Lo vedi nelle facce. Cioè, in Italia c'è la nonna che ti dice, o qualcuno ti dice, vabbè, ma la tua età è ora di mettere la testa a posto, ma il fidanzatino. Qua è proprio, ma come mai? Cioè, qual è il tuo problema? Io dico, ma scusate, ma io voglio trovare l'amore, io voglio viaggiare, ho altre priorità ad oggi. E quindi, con questo video spero di essere riuscita a farvi conoscere magari qualche piccola differenza culturale, qualche curiosità, proprio nelle cose più semplici di vita quotidiana. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate. E per seguire tutto il mio percorso, tutto il mio viaggio in Australia, cercate nella playlist Australia, iscrivetevi al canale così da rimanere sempre aggiornati e se questo video vi è piaciuto lasciate un like.